Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Calcio e Palermo. Io sono Antonio e oggi siamo qui per parlare del progetto che tutti magari non si aspettavano, ma che finalmente ve lo voglio presentare, ovvero Progetto Aquile. Vi spiego sin da subito che cosa è Progetto Aquile, così poi a fine video mi potete dire sotto i commenti cosa ne pensate o se c'è qualche dubbio ancora che magari vi gira nella testa. Innanzitutto Progetto Aquile è nato ed è stato fondato sia da parte mia che da parte di Palermo Football TV, un altro canale che ha deciso insieme a me di unire le forze e creare appunto questo progetto Aquile. Il progetto è aperto praticamente a tutti i content creator che parlano e portano contenuti sul Palermo in tutti i social e potete condividere sia i vostri video che i vostri canali all'interno di questo gruppo, che è appunto il gruppo Telegram privato ovviamente, dove dovete entrare con il link d'invito. Inoltre non possono entrare soltanto i content creator, quindi brave persone che riescono a montare video o comunque fare soltanto anche informazioni, quindi tramite pagine Facebook, altre cose. Sì, perché non vogliamo soltanto gente che faccia YouTube, ma anche gente che magari utilizza soltanto i social come Instagram o al massimo TikTok. Sono ben accetti. E sono ben accette anche quelle persone, quei tifosi del Palermo che possono entrare tranquillamente al suo interno solo per scambiare qualche opinione. Non c'è un obiettivo particolare all'interno di questo progetto, ma ci auguriamo, se dovessimo diventare una community molto importante, di rendere questa rete sempre più grande per esportare l'amore per i nostri colori. Questo è l'obiettivo principale. Oltre che dare la possibilità a gente su YouTube, ma ripeto anche in altri social, di avere più visibilità rispetto a quanto gliene possa dare ovviamente all'interno di un normale social come possa essere Instagram, YouTube e via discorrendo. Quindi all'interno di questo gruppo potete anche iscrivervi nei vari canali e inoltre diamo praticamente quella visibilità che altre persone non hanno all'interno dei vari social e quindi di conseguenza questo gruppo potrebbe creare dei benefici praticamente per tutti, non solo per me, ma anche per voi, quindi con nuove iscrizioni e inoltre magari anche possibili collaborazioni con altri YouTuber o altra gente che lavora sui social. E infine, ovviamente, anche una piccola fetta se la può prendere il gruppo Telegram, ovvero che il progetto Aquile deve avere più consensi possibili, perché più aumentiamo, più la nostra community diventa più grande, di conseguenza ognuno di noi avrà praticamente il beneficio di ottenere qualche persona in più all'interno del proprio canale, all'interno del loro social di Instagram, della pagina Facebook e via dicendo. Come ho già detto, il gruppo è aperto completamente a tutti, quindi mi raccomando alla gente che è interessata e che ovviamente ama il Palermo e porta dei contenuti inerenti al Palermo può entrare. Ovviamente speriamo anche di ottenere, di avere persone al suo interno professionali che facciano dei video quantomeno belli, proprio come dei veri e propri content creator, per eventualmente chissà in futuro anche io in primis fare una collaborazione pure con voi. Ovviamente il gruppo è nato solo e unicamente per crescere tutti insieme, oltre che a parlare del Palermo. Questa era la mia descrizione sul progetto Aquile. Potete trovare il link di invito per entrare ovviamente al nostro gruppo Telegram privato e incominciare ovviamente questa nuova avventura insieme. Quindi chiunque può partecipare. Non vi dimenticate di iscrivervi al mio canale e a quello di Palermo Football TV che potete trovare tranquillamente in descrizione. E mi raccomando, se vi state ancora facendo delle domande sul gruppo, scrivetemi nei commenti. Detto ciò, ragazzi, noi ci diamo appuntamento al prossimo video. Sempre Forza Palermo! Da oggi, infatti, nasce anche il progetto Aquile.